Sua Eminenza, il cardinale Ennio Antonelli è stato fino a poco prefetto del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ha fatto un straordinario lavoro di investigazione sulle possibilità che le coppie divorziate, risposate, che non hanno avuto la possibilità di ottenere la nullità al suo matrimonio, possano accedere alla comunione. Queste sue riflessioni, questa sua investigazione è stata pubblicata in questo libro Edizioni Ares, Crisi del matrimonio e Eucaristia. Adesso veramente è un onore, un privilegio essere qui con Sua Eminenza a casa sua per ascoltarle a lui, per sentire le cose più importanti che lui ha scritto in questo libro, perché una coppia sposata che veramente si ama ma che non ha riuscito ad avere la nullità del suo matrimonio precedente, perché non può accedere a questo grande dono che è l'Eucaristia. Eminenza, grazie per questa intervista. Per quale motivo la Chiesa finora non ha ammesso i divorziati civilmente risposati alla comunione eucaristica? La comunione eucaristica è la massima espressione visibile della comunione con Cristo e con la Chiesa. Comporta la condivisione della dottrina della Chiesa, per questo persone rette, magari di altre confessioni cristiane o di altre religioni, non possono essere ammesse all'Eucaristia, non c'è la condivisione della stessa fede e comporta anche una vita secondo i 10 comandamenti di Dio. Ora, i divorziati risposati si trovano in una situazione di contrasto. Beh, innanzitutto con i 10 comandamenti, perché appunto si tratta di un esercizio della sessualità fuori del matrimonio, no? Fuori dell'amore coniugale autentico. E secondo, poi si tratta di appunto di una incompatibilità con il primo matrimonio, che è indissolubile, e con l'amore nuziale di Cristo per la Chiesa, che è pure per sempre totale, no? Quindi due motivi in genere per questi divorziati risposati. Uno, quindi c'è un comandamento, anzi dall'epoca di Mosè, no? Anche adesso della Chiesa Cattolica, che non si possono avere rapporti sessuali fuori del Sì. matrimonio. E per questo, diciamo, se si trova questa persona è in peccato mortale, quindi non può essere ammesso alla comunione. Sì, beh, la situazione soggettiva va vista con discernimento caso per caso, in foro interno, no? Ma la situazione oggettiva, pubblica, Generale. è evidente. Evidente, sì. A riguardo dei divorziati risposati, molti oggi si aspettano un cambiamento pastorale e anche dottrinale da parte della Chiesa. Cosa pensa su questo, su queste aspettative che ci sono? Sì. Alcuni mettono in discussione l'indissolubilità del matrimonio, altri, pur non mettendo in discussione l'indissolubilità del matrimonio, tuttavia ritengono compatibile il matrimonio indissolubile, inteso come un ideale, con una seconda unione di fatto e con quindi l'ammissione all'Eucaristia. Ecco, non giustificano però questo, no? È più così, un'esigenza pratica di rispondenza a una situazione sociologica molto diffusa, ma non è motivata teologicamente. Eminenza, se si concede la comunione eucaristica ai divorziati risposati, sarà possibile negarla ai conviventi che non sono sposati neppure civilmente? Ma se si ammette l'esercizio lecito della sessualità fuori del matrimonio in un caso, per
per esempio nel caso dei divorziati, dei risposati, è difficile poi mettere altre limitazioni per altre forme di esercizio della sessualità fuori del matrimonio, no? E tanto più che i conviventi sono assai più numerosi dei divorziati, dei risposati, quindi ci sarà anche una pressione sociale, una pressione di opinione pubblica molto forte. E non sarà possibile, quindi, la logica ci dice? Realisticamente è prevedibile uno sviluppo in senso permissivista. Anche uno sviluppo che si darà con coppie divorziate che non hanno questa direzione spirituale speciale, discernimento con un prete specializzato. Sì, adesso si cerca di delimitare il più possibile i casi, no? Alcuni casi a certe condizioni, anche abbastanza esigenti, ma ripeto, una volta che si esce dal principio che la sessualità deve essere espressione dell'amore coniugale e quindi deve essere esercitata nel matrimonio, è difficile poi reggere la realtà. Eminenza, il cambiamento che alcuni teologi e pastori propongono e che i media sollecitano non compromette la credibilità del Magistero della Chiesa? Beh, il magistero del Papa e dei Vescovi da molti secoli afferma l'indissolubilità del matrimonio, afferma l'esercizio lecito della sessualità solo nel matrimonio, afferma che l'Eucarestia non può essere concessa a chi si trova in una situazione anche oggettiva di peccato grave. Questo è non soltanto una regolamentazione pastorale di una situazione, di un comportamento pratico, ma è una disciplina fondata sulla teologia, fondata sulla dottrina. Quindi cambiare la disciplina significa in qualche modo rivedere, mettere in discussione anche la dottrina con la quale questa disciplina era perfettamente coerente. Anche se un Papa dice una cosa contraria a una questione essenziale, quello che ha detto un altro Papa... Ma io non so che cosa, si dirà. Come ipotesi. Però ecco, è un fatto che c'è questa continuità di prassi, di disciplina pastorale e di dottrina da parecchi secoli, e quindi mettere in discussione questo potrebbe indebolire l'autorevolezza, la credibilità del Magistero della Chiesa, anche se non si tratta di mettere in discussione un dogma propriamente, ecco. C'è il rischio che la comunione ai divorziati, risposati, ai conviventi possa contribuire a offuscare la fede nel mistero eucaristico? È purtroppo già da tempo in atto una tendenza a ridurre l'Eucarestia a un rito di integrazione ecclesiale e sociale, a un rito di socializzazione, per cui anche cristiani non cattolici vengono ammessi facilmente, no? Anche credenti di altre religioni a volte vengono accolti alla mensa eucaristica, perfino a volte non credenti, perfino non battezzati, pretendono di partecipare come tutti gli altri, appunto perché si è persa la consapevolezza della santità dell'Eucaristia, della singolarità di questo straordinario mistero, unico mistero dell'amore di Dio, no? E quindi lo si considera semplicemente un rito di socializzazione, di integrazione nella Chiesa. Ecco, questo bisogna, io credo che ammettere i divorziati, i risposati e i conviventi all'Eucaristia potrebbe ulteriormente aggravare questa tendenza che, ripeto, è già in atto. Lei ha accennato qualche cosa sulla teologia, ma vorrei sapere sui testi biblici. Si può conciliare questa accoglienza alla mensa eucaristica dei divorziati e risposati con i testi biblici? Dunque,
con una ermeneutica disinvolta tutto si può conciliare, sì. E purtroppo vediamo che alcuni lo fanno, ma c'è un criterio, il primo e più sicuro criterio ermeneutico dei testi biblici della Bibbia, che è il magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con lui. Un cattolico deve attenersi innanzitutto all'interpretazione che viene data dalla Chiesa. Del resto, in questo caso, i testi biblici di riferimento sono sufficientemente chiari in se stessi e è difficile stravolgerne il senso. Ne leggo alcuni. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gesù chiaramente presenta il matrimonio come un dono irrevocabile di Dio e come un legame indissolubile e come un dovere per i credenti. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiata il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Quindi non è peccato semplicemente la rottura del primo matrimonio, ma è peccato e soprattutto la nuova unione, la seconda unione, che è qualificata da Gesù come adulterio. Oggi purtroppo c'è questa tendenza a fermarsi sul fallimento del primo matrimonio, no? Quindi pentirsi, ormai non è più recuperabile, eccetera. Ma la seconda unione è quella che invece propriamente impedisce l'accesso all'Eucaristia. Ecco, ancora, San Paolo, per esempio, dice: agli sposati ordino, non io, ma il Signore, quindi parla a nome del Signore, la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi per necessità, a volte può succedere questo, no? Anche adesso, giustamente la Chiesa lo ha sempre ammesso, che in certi casi estremi è più opportuna la separazione, caso di violenza, di pericolo per le persone, per i figli, eccetera. E qualora si separi, rimanga senza risposarsi. È la seconda unione che deve essere evitata, o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie. Quindi mi pare che è appunto la seconda unione ciò che veramente è più problematica, no? E che impedisce di più l'accesso all'Eucaristia. D'altra parte sappiamo, sempre da San Paolo, che per poter essere ammessi all'Eucaristia occorre non essere perlomeno in una situazione gravemente disordinata, no? Chiunque mangia o beve in modo indegno, mangia e beve la propria condanna. Il Concilio di Trento ha spiegato questo. Ogni disordine morale grave, chiamiamo peccato mortale, impedisce l'accesso all'Eucaristia. Eminenza, se Dio da parte sua viene incontro a tutti con il suo amore gratuito e misericordioso, l'uomo però deve accoglierlo con la sua libertà. Quali scelte e quali atteggiamenti sono necessari? Sì, dunque, la misericordia di Dio vuole liberare l'uomo non solo dalla punizione meritata per il peccato, ma dal peccato stesso. Non solo vuole liberare dalla pena, ma dalla colpa. E allora per accoglierla è necessaria la conversione. Non si accoglie, non si riceve la misericordia se non ci si converte. E la conversione è il segno proprio che la misericordia è stata accolta. Certamente è la grazia di Dio che per prima ci viene incontro, ci sostiene, ci orienta in vista della conversione. Ma l'uomo è libero e deve corrispondere alla grazia, cooperare liberamente con la grazia. E allora quali atteggiamenti sono necessari? In concreto, essere umili è la base di tutto, cercare la volontà di Dio e pregare per conoscerla e per poterla compiere, rinunciare a stabilire personalmente che cosa è bene e che cosa è male. Mangiare l'albero della scienza del bene e del male è il peccato fondamentale alla radice di tutti i peccati, appunto è la negazione dell'umiltà. La coscienza oggi è di moda dire: io seguo la mia coscienza, ma la coscienza non è la norma
suprema dell'agire, è la norma prossima e deve essere educata, deve essere appunto alla ricerca del bene, della verità, della volontà di Dio, altrimenti non è una coscienza retta, no? E poi impegnarsi a fare il bene che uno percepisce nella sua coscienza come bene, impegnarsi subito anche a farlo, anche se costa sacrificio, nella misura in cui è chiaro uno ha la forza di farlo, no? Ecco, su questa tensione ci può essere una gradualità della conversione, una legge della gradualità. E poi, in definitiva, fiducia, confidenza totale nella misericordia di Dio. Ma secondo me è che quando una persona chiede misericordia, chiede perdono, ha coscienza di colpa, ha fatto qualche cosa male. E qui non si parla di questo, qui si parla di che questo non è malo, questo non è cattivo, questo è buono, quindi non ho niente di chiedere perdono. È l'autogiustificazione. Questa è una situazione, si parla di misericordia, ma la misericordia solo è possibile quando una persona riconosce di essere peccatore. Giustissimo. Ma qui non si parla mai di peccato, no, questo è buono, quindi non devo chiedere misericordia. Come si può donare misericordia a chi non chiede misericordia? Sì, e a chi non riconosce di aver bisogno della misericordia. E per questo, certo, non chiede. Quindi è appunto l'autogiustificazione è quello che esclude, è il contrario della fede, secondo San Paolo, no? E quindi è una cosa giustissima, un'osservazione giustissima. Ecco, la Chiesa da parte sua ha la missione di cooperare con Cristo, che è l'unico Salvatore, per il bene di tutti gli uomini. A tutti deve cercare di trasmettere la misericordia di Dio, a tutti deve farsi vicina, tutti deve cercare di accompagnare, ma in modo differenziato, qui è il punto. E quindi la Chiesa coopera alla salvezza dei cristiani cattolici in piena comunione spirituale e visibile, e coopera alla salvezza dei cristiani che sono in comunione parziale, per esempio i fratelli di altre confessioni, oppure anche i divorziati risposati, per esempio, no? Sono in comunione parziale con la Chiesa. Coopera con Cristo alla salvezza dei non cristiani, pregando per loro, intercedendo per loro, dando testimonianza al Vangelo. E anche degli stessi non credenti. Ecco, c'è la Chiesa è mediazione, veicolo della misericordia di Dio, la invoca e la testimonia, la manifesta a tutti, ma in modi diversi. Si va appunto dalla ammissione alla comunione, dal sacramento della riconciliazione e ammissione alla comunione eucaristica, all'ascolto della parola, alla preghiera, al coinvolgimento nelle attività caritative, al dialogo, fino all'intercessione per tutti, anche per i non cristiani, alla testimonianza davanti a tutti. Quindi i modi devono essere diversi. San Giovanni Paolo II ha messo in guardia del confondere la legge della gradualità con la gradualità della legge. Come può essere chiarito questo importante insegnamento? Sì, ecco, direi che c'è una gradualità nel bene, all'interno, il bene è senza limiti. No? Per questo i santi sono diversi uno dall'altro, no? E quindi c'è anche un bene maggiore e un bene minore, no? All'interno del bene, ma non c'è gradualità tra il bene e il male, tra il male e il bene. Il male è male, non è un bene imperfetto, non è un bene minore, e sarebbe legge della gradualità sarebbe gradualità della legge se uno concepisse il bene come un ideale che poi ognuno adatta alla sua situazione, anche se questa situazione è una situazione di male a volte, no? di menzogna e di male. E questo sarebbe una gradualità della legge. Non si può mai fare il male, sempre si devono osservare i 10 comandamenti di Dio.
e il male non diventa bene neppure se ad esso sono congiunti alcuni beni. Questo mi pare è una cosa da sottolineare, no? Alcuni beni, alcuni valori. Il rubare insieme rimane male, anche se nella banda dei ladri c'è un bel clima di amicizia, di collaborazione, di aiuto reciproco, eccetera. Ma il rubare insieme rimane male. Anche se si ruba per la famiglia o per gli amici, no? Ecco, così un'organizzazione mafiosa è male, anche se all'interno di essa si realizzano anche dei valori. La stessa cosa, le unioni illegittime in sé sono un male, anche se sono collegate, se contengono vari beni, come per esempio l'affetto reciproco, l'amicizia, l'aiuto reciproco, l'impegno condiviso per l'educazione dei figli, eccetera. Ma questi valori, questi beni collegati non lo fanno diventare un bene in se stesso, no? Ma rimangono. Questo è, appunto, mi pare da chiarire. E allora non si può considerare un'unione illegittima un bene inferiore, un bene imperfetto. Si deve considerare un male, e quindi non si può invitare le persone a rimanere in questa situazione, ma bisogna accompagnarle, aiutarle perché ne escano fuori, no? In un modo o nell'altro, si liberano di questa situazione. Ecco, viceversa, la legge della gradualità è una gradualità nella responsabilità personale. Dice il Papa Giovanni Paolo II, l'uomo conosce, ama, cioè apprezza, compie il bene morale secondo tappe di crescita. È condizionato quindi da fattori interni, psichici, e da fattori esterni, culturali, sociali e così via. A volte non sa che una cosa è male e quindi non è responsabile. A volte lo sa, ma non lo valuta come un male, hic et nunc per sé, non lo apprezza come un male. A volte non è abbastanza libero per compiere quello che pur capisce, no? Ecco, quindi in questi casi la responsabilità può essere diminuita o addirittura anche annullata. Diceva Giovanni Paolo II, un famoso discorso pronunciato a Kinshasa, ma poi ripetuto tante altre volte, che i pastori della Chiesa non devono abbassare la montagna, cioè chiamare bene quello che è male, ma devono aiutare le persone a salire la montagna con le loro forze. Da parte loro i fedeli non devono rinunciare a salire la montagna, perché con la grazia di Dio è sempre possibile procedere e forse raggiungere anche la vetta, ma comunque è possibile sempre andare avanti. E solo così, appunto per la legge della gradualità, cadute, deviazioni, rotoloni all'indietro possono essere anche meno responsabili o addirittura non colpevoli. È sempre meglio dire sono un peccatore che dire questo che ho fatto è buono. Certo. Se non è buono. Eminenza, molti battezzati non praticanti e perfino non credenti chiedono il matrimonio religioso in chiesa, questo soprattutto in certi paesi, ma possono celebrare validamente il sacramento? Questo sacramento, per esempio, fra cattolici non praticanti, è un sacramento valido? Non praticanti e non credenti in questo caso. Beh, dunque, Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio, dice che per la celebrazione valida del matrimonio sacramento occorre la fede almeno implicita. Però non è ancora chiarito abbastanza che cosa vuol dire la fede almeno implicita. E proprio adesso si sta riflettendo su questo. Benedetto XVI ha parlato dei pagani battezzati. Sì. E lui ha sollevato anche questo problema e ha invitato a rifletterci, no? Ecco, io però nel libretto aggiungo che per la celebrazione valida del matrimonio sacramento, nel matrimonio cristiano, occorre anche l'oblatività dell'amore. Oggi si chiama amore
quello che spesso è soltanto soddisfazione immediata del proprio istinto, ricerca della propria autogratificazione, nel migliore dei casi una certa convergenza degli egoismi. Questo viene chiamato amore, no? Ma l'amore cristiano è diverso, non è semplicemente eros, ma anche agape. È amore, sì, ricerca della propria gratificazione, ma nello stesso tempo anche dono di sé all'altro per il bene dell'altro, anche con sacrificio, con fedeltà, con impegno, e dono comune ai figli, no? Nella generazione e nella loro educazione. Se manca questa oblatività dell'amore, e non si vive il sacramento e forse nemmeno lo si celebra, perché appunto Gesù ha detto: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Qui si tratta di fare il matrimonio cristiano, che è rappresentazione e partecipazione dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa. Quindi bisogna almeno avere il progetto, il proposito, l'impegno, no? Di amare come Cristo ama, no? Quindi anche in maniera oblativa. Ecco, a me sembra che questo sia necessario. Ecco. Un'ultima domanda, Eminenza. I cattolici praticanti aumenterebbero, secondo lei, se l'insegnamento della Chiesa riguardo alla sessualità fosse più tollerante? Io penso di no, anzi penso il contrario, che diminuirebbe, no? Diminuirebbero, per tante ragioni, ma basta vedere quello che succede ai protestanti e quello che succede agli anglicani. La percentuale dei praticanti tra di loro è molto, molto inferiore alla percentuale dei cattolici negli stessi paesi. Io ne ho anche qualche esperienza diretta, ne ho fatto, ma non voglio citarlo. Direi che appunto non è allargando ai divorziati, loro sono estremamente permissivi, no? Riguardo ai divorziati, riguardo agli omosessuali, riguardo ai conviventi, riguardo in genere al comportamento sessuale, all'aborto e così via. Non si facilita l'impegno di fede, no, no, secondo me è una grande illusione. Non è negando il sesto e il nono comandamento che ci si avvicina a Dio, insomma, no? Ecco, qui è in gioco appunto la verità dell'amore cristiano. Per avvicinarsi a Dio, che è amore, bisogna sempre di più amare a modo suo, no? E cioè come amore dono di sé, anche con sacrificio, e Gesù ci ha mostrato fino alla croce. Quindi questo è il cammino, che poi dà anche gioia, gioia non solo nell'eternità ma anche adesso, e qui si potrebbero citare un'infinità di testimonianze, no? Però è questa la strada, non sfuggire la croce. Chi vuole essere mio discepolo prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E se uno pretende di seguire Cristo senza la croce, non lo segue. Ecco, non si può essere cristiani a modo proprio. È possibile, Eminenza, seguire Cristo e accogliere la sua misericordia senza verità? Appunto, la ricerca della verità è inseparabile dalla misericordia, no? Abbiamo già detto prima, mi pare, che la misericordia la riceve chi è disponibile a convertirsi, cerca di convertirsi, no? Cioè cerca di fare la verità dell'amore, la verità del bene innanzitutto, no? Grazie tanto, Eminenza. Una preghiera bisogna fare e chiedere ai nostri telespettatori per il sinodo. Se il Signore non costruisce la casa, in vano faticano i costruttori. Grazie tante. E la casa è ogni famiglia. Grazie tante, grazie tante. Una straordinaria intervista. Ringrazio tantissimo Sua Eminenza Cardinale Antonelli e preghiamo certamente per il sinodo, perché sia un dono per tutte le famiglie del mondo e per la Chiesa. Grazie. Grazie a te.